sul pezzo, come si dice. A me il compito di introdurre questa serata, naturalmente una prima considerazione che vorrei fare è che questo libro cade in un momento veramente importante e significativo della storia europea. Lo dicevo ora l'onorevole De Meo, una storia europea che dopo tanti e tanti anni è segnata oggi da una guerra nel cuore del nostro continente, dopo che avevamo superato il trauma, la tragedia direi, di ben due guerre mondiali, della Shoah, cioè dello sterminio degli ebrei e di tutte appunto le tragedie che sono seguite a questi terribili eventi. Eppure oggi la guerra è tornata in Europa e questa è una prima considerazione che va fatta, ed è tornata in Europa in maniera molto molto violenta per colpa di un aggressore naturalmente che è la Russia, ma che sta provocando, e di questi giorni diciamo il numero delle vittime che già da fonti americane, dalla stampa americana stanno emergendo, migliaia e migliaia di vittime, giovani, naturalmente per più diciamo soldati dell'una e dell'altra parte, ucraini e russi, ecco, che sono sul campo, e sono cifre impressionanti che non vengono dette, non vengono rivelate, ma che ci danno la misura di come appunto ogni guerra è veramente, come diceva San Giovanni Paolo II, un'avventura senza ritorno, che provoca tantissime tragedie umane, oltre che disastri materiali. Questo conflitto ha provocato delle fratture, ogni conflitto provoca fratture nell'opinione pubblica, nei discorsi pubblici che sono stati fatti, nonostante diciamo la stragrande maggioranza delle persone, almeno nel nostro paese, in Europa, riconosca diciamo la responsabilità russa nello scatenare questa guerra che è stata chiamata un'operazione speciale, ma ha provocato tanti schieramenti, perché ogni guerra si fonda sulle semplificazioni, sullo schierarsi. Ogni guerra ti fa schierare dalla parte che tu credi giusta, dall'una o dall'altra parte, e ti chiede da che parte stai. E quindi questo è stato un dibattito che ha coinvolto tantissimo l'opinione pubblica italiana e europea. Noi partiamo da un fatto inequivocabile, che ci sia stato un aggressore e che c'è un aggredito. Ma dopo questo fatto, il libro del professor Riccardi ci fa ragionare. Che cosa si può fare? Come si può superare questa logica della guerra così stringente, così semplificatoria, che addirittura divide le opinioni pubbliche, oltre che creare tanti disastri nel dove avviene? Pensate, in Russia e in Ucraina oggi molti pregano per la vittoria, e chi prega per la pace, la preghiera per la pace che tanto ci viene raccomandata dal nostro Papa Francesco, viene bollato, diciamo, come qualcuno che è contro la propria patria. Ecco, pregare per la vittoria o pregare per la pace? Queste sono domande laceranti che toccano il cuore anche di milioni di credenti, perché stiamo parlando di due paesi cristiani. La Russia e l'Ucraina sono due paesi cristiani. Un grande dilemma, quindi, per i cristiani, per noi europei, per noi italiani, quello della guerra, perché noi siamo educati, almeno noi cattolici, dal Magistero dei Papi che dall'inizio del Novecento fino ad oggi, più di un secolo, ci dicono in maniera diversa quella parola chiara che disse San Paolo VI parlando all'uomo: mai più la guerra, jamais plus la guerre, quando ancora la diplomazia parlava in francese, ora invece si parla tutto in inglese. Jamais plus la guerre. Ma poi tutti i papi, da Benedetto XV appunto, che scrisse proprio nel mese di agosto del 1917 la lettera ai belligeranti per richiamare al valore della pace chi si stava combattendo nella prima guerra mondiale, quello che qui si chiamava il guerrone. E Giovanni Paolo II,
quanto ha lavorato, quanto ha parlato per la pace e soprattutto come ha guidato spiritualmente la più grande rivoluzione pacifica, quella nell'est europeo a partire dalla Polonia, che ha rovesciato il regime comunista nei paesi dell'est senza spargimento di sangue, esattamente 200 anni dopo della rivoluzione francese, una rivoluzione invece che si è consumata nel sangue, seppure ha portato, diciamo, dei grandi valori nuovi nella storia europea. Ma la rivoluzione voluta spiritualmente da Giovanni Paolo II è stata senza sangue. Certo, ci sono stati dei morti, ma non in quelle misure terribili delle rivoluzioni. Eppure oggi c'è tutta una parte, quella che noi chiamavamo l'Europa dell'Est, l'Europa orientale, che è entrata in una nuova stagione di vita, e noi dobbiamo ringraziare l'opera di tanti, ma soprattutto di Giovanni Paolo II, che va sempre molto ascoltato, anche a tanti anni dalla sua morte. Le sue parole restano per noi una grande eredità, soprattutto le parole contro la guerra. Il professor Riccardi è storico, oltre che essere un uomo spirituale, essere un uomo appunto che ha fondato la comunità di Sant'Egidio e che ha, diciamo, su tanti scenari italiani, europei, di questo mondo, portato una parola di sapienza, tra cui una parola di pace. E lui colloca in questo libro il conflitto all'interno, lo diceva prima l'ex sindaco De Meo, dei più complessivi fenomeni di disgregazione, di conflittualità e di riconfigurazione del mondo che sono nati appunto dopo l'89, ma direi anche dopo l'11 settembre del 2001, quando si è imposto un nuovo fattore negativo, tremendo, che è quello del terrorismo internazionale in maniera, diciamo, planetaria, con l'attacco alle Torri Gemelle agli Stati Uniti da parte di Al-Qaeda. Crollo del muro di Berlino e caduta dell'Unione Sovietica 1989-1991, e inizia una nuova fase della storia. Eppure questa storia, che si voleva e si pensava pacifica, qualcuno scrisse un libro Fukuyama, la fine della storia, la storia non è finita. E purtroppo è cominciata anche una storia di contrapposizioni, di guerra, di nazionalismi risorgenti. E qui lui ci fa l'esempio, professor Riccardi, della Siria, il grande esempio che sta davanti ai nostri occhi per leggere anche qualcosa di profondo di ciò che sta avvenendo in Ucraina. La Russia è intervenuta a fianco del presidente Assad nella guerra in Siria per non perdere un'area percepita come propria, il famoso sbocco nel mare Mediterraneo che la Siria appunto consente alla Russia. Per evitare di perdere una zona di influenza, ha condotto questo intervento con straordinaria brutalità, senza riguardo per i civili e per il territorio. E questa guerra in Siria non si è ancora spenta, è iniziata nel 2011. Quindi una riflessione che il professor Riccardi fa è proprio questa, che l'esempio della guerra in Siria è il tipo di guerra che si eternizza, che non finisce, che continua a provocare morti e distruzioni, e questo è il timore che avvenga anche in Ucraina. Per questo Riccardi lancia con questo libro un campanello d'allarme. Ecco, anche perché la Siria ci dice un'altra cosa, e il presidente Tajani lo sa bene. Qual è stato l'impegno per la pace in Siria a livello internazionale? Molto, molto scarso. E questa, diciamo, fuga da un impegno internazionale anche di costruzione della pace fa sì che questa guerra sia ancora aperta come una grande ferita nel Mediterraneo. Un'altra domanda che Riccardi si fa è perché oggi non c'è o non c'è stato un movimento per la pace forte nel mondo e in Europa come ci fu nel 2003 in occasione della guerra del Golfo. Si chiede perché le parole del Papa Francesco
sulla pace, sulla ricerca della pace non hanno avuto un seguito particolare, diciamo, non so se nelle opinioni pubbliche o comunque in chi ha nelle mani, diciamo, il potere di fare qualche cosa. E quindi perché tutto questo avviene? Riccardi ci dà una spiegazione. Perché la guerra ricompare in Europa nel momento in cui viene meno la memoria vivente delle sofferenze provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. I testimoni stanno scomparendo per motivi anagrafici e la guerra, soprattutto in certe generazioni, nelle generazioni più giovani, è più una guerra che si vive come un game. Quanti giochi di guerra ci sono, no? Quanto i giovani vengono educati anche a questo livello. L'assenza di una testimonianza viva e diretta non fa comprendere l'orrore della guerra, che è la stessa preoccupazione che abbiamo per i testimoni della Shoah, della strage degli ebrei, del genocidio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Per questo mandiamo ancora un saluto anche da qui alla senatrice Liliana Segre, una delle ultime testimoni di quella tragedia, giustamente appunto onorata dal presidente Mattarella come senatrice a vita. Quindi la memoria della guerra che non ci tocca più, i nostri anziani che ci parlavano degli orrori della guerra, ecco, tanti non ci sono più. E poi il secondo elemento, il riemergere dei nazionalismi, la chiusura nei confronti dell'altro. Pensiamo alle città come Sarajevo, Salonicco, ci ricorda Riccardi, città multiculturali, multietniche, multireligiose, tante città del nostro Mediterraneo che sono tornate ad essere luoghi, diciamo, omogenei, in cui è impossibile oggi immaginare la convivenza del passato. E poi il terzo elemento, la paura che si diffonde in Europa, l'incertezza legata all'invecchiamento della popolazione, all'insicurezza economica di noi europei, generate da tanti fenomeni della globalizzazione. Oggi tutti temiamo per, diciamo, le conseguenze che potrebbe avere la crisi, diciamo, dell'edilizia cinese. Quali conseguenze avrà anche sulla economia europea? Staremo a vedere, però nel mondo globalizzato siamo tutti legati pienamente, come sappiamo. Ma, e concludo, Riccardi ci dice che ci sono importanti risorse per non soccombere alla logica della guerra e continuare a cercare la pace. Le sintetizzo in tre punti. Primo, portare avanti, far riemergere la memoria storica. Vedete, la storia non deve essere, lui parla da storico, non è mai un tribunale, non esiste un tribunale, gli storici non sono giudici, non sono magistrati. La storia è fatta per comprendere, allora al di là degli schieramenti semplificatori, ecco, leggere questo libro è leggere un libro di storia che ci aiuta a comprendere perché siamo arrivati qui e quello che si potrebbe fare per uscirne. Quindi la memoria storica come un elemento molto importante su cui basarci. In secondo luogo, in questo libro ci sono pagine bellissime sull'integrazione europea come valore, sull'Europa, parlo qui appunto in presenza del presidente Tajani, che è stato tanti anni sia commissario europeo che presidente del Parlamento europeo e ben conosce la forza di questo nostro continente come garanzia di pace anche al di fuori della stessa Europa. La forza che abbiamo avuto noi europei di superare i nazionalismi, gli esclusivismi etnici, culturali e di costruire un continente dove il diritto, vige il diritto, dove uno dei principi fondamentali che ci governa, che governa gli europei, è quello della solidarietà. E poi si è vissuta pienamente questa solidarietà, è ancora da capire come nella questione migratoria. Però, devo dire, l'Europa è un faro nel nostro mondo. Allora la domanda è, la faceva il Cardinale Zuppi ieri al meeting di Rimini, ma quando l'Europa farà qualcosa di più per cercare la pace in Ucraina?
nel nostro stesso continente, quando si alzerà la voce dell'Europa in maniera più chiara su questo tema. E poi il terzo elemento, anche questo molto caro al Presidente Tajani, il dialogo tra le religioni, su cui lui si è speso tanto, anche come Presidente del Parlamento Europeo, dialogo tra le religioni che la comunità di Sant'Egidio, grazie al professor Riccardi, ha tenuto vivo dopo l'esperienza di Assisi del 1986, voluta da Giovanni Paolo II, ecco, in un mondo pieno di guerra, riscoprire le religioni come una riserva di pace. E il prossimo incontro a livello mondiale interreligioso sarà a Berlino, quest'anno appunto promosso dalla nostra comunità dal 10 al 12 settembre. Ecco, questo dialogo interreligioso per la pace, che resta un esempio molto vivo oggi di quale strada si può intraprendere. Direi che forse è caduto un muro, visto che andiamo a Berlino, il muro anche dell'odio tra le religioni, della violenza per motivi religiosi. Sta cadendo questo muro. Il dialogo interreligioso ha fatto sì che le diverse religioni scoprissero fino in fondo il grande valore di pace che hanno appunto nelle loro fonti. Ecco, parlo da cattolico, parlo da cristiano per il Vangelo e per tutti gli insegnamenti della Chiesa. Vi ringrazio per l'attenzione, queste erano un po' alcune parole introduttive che nascevano appunto da questa lettura molto intensa, diciamo, del libro del professor Riccardi, che ci aiuta a collocarci in questo tempo, non a schierarci, perché schierarsi già l'abbiamo fatto. Il problema oggi è come cercare la pace. Questo è il vero problema, lo dico, davanti alle migliaia e alle migliaia di morte e di distruzioni di questo quasi 2 anni di guerra. Grazie e adesso è un grande piacere, anche per essere stato io ad invitarlo, di dare la parola al direttore del TG2, Antonio Preziosi, che oltre a